Buongiorno, benvenuti a Villa Maiella. Oggi la ricetta che vi presentiamo sono degli gnocchi di Solina con un ragù di ortaggi e peperone rosso dolce di Altino. Per quanto riguarda l'impasto dei gnocchi, gli ingredienti sono: il pane di Solina l'abbiamo precedentemente tolto la crosta, l'abbiamo fatto tostare in forno e l'abbiamo messo a bagno nell'acqua. Poi abbiamo del formaggio parmigiano, della farina di Solina, delle uova, del sale e un po' di pepe. Poi abbiamo per la salsa l'acciuga, cavolfiori e broccoli puliti, lavati e sbollentati, dell'aglio rosso di Sulmona, una crema di zucca, il peperone rosso dolce di Altino e dell'extravergine di oliva. Passiamo alla preparazione dei gnocchi. Il pane che abbiamo prima fatto tostare, poi l'abbiamo messo a bagno nell'acqua, viene strizzato. È messo dentro una bacinella dove verrà impastato con un pizzico di parmigiano, con della farina di Solina, con le uova e con il sale e con il pepe. And the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Tutto l'impasto poi viene fatto riposare per un quarto d'ora, 20 minuti, e poi si passa a stendere e a realizzare gli gnocchi. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Per la realizzazione della salsa prendiamo una padella, aggiungiamo dell'extravergine di oliva, facciamo leggermente profumare l'olio con l'aglio, aggiungiamo l'acciuga, spadigliamo un po'. Aggiungiamo un po' di peperone rosso di dolce di Altino. Quindi andiamo ad aggiungere gli ortaggi che precedentemente abbiamo sbollentato. Mentre invece la purea di zucca serve solo come elemento decorativo per il piatto. Allora, ora passiamo a sistemarlo nel piatto. Prendiamo una passata di ortaggi, sistemiamo i gnocchi a mucchiettini, mettiamo qualche goccia di crema di zucca per come elemento decorativo e finire della polvere di peperone rosso dolce. Per quanto riguarda l'impasto dei gnocchi, gli ingredienti sono 125 g di pane raffermo, 250 g di farina di Solina, un uovo, 50 g di parmigiano, sale e pepe, quanto basta. Gli ingredienti per la salsa sono un decilitro di extravergine di oliva, un mezzo spicchio di aglio, un'acciuga intera, 200 g di ortaggi misti sbollentati, della polvere di peperone rosso di Altino. Allora, il piatto è pronto, auguri di buon Natale!